Innanzitutto, dato che qualcuno di voi potrebbe essere incuriosito a leggere i libri che parlano di queste cose, si parla del catasto teresiano per più edifici che ci sono a Paderno, perché molti erano già presenti. Quindi due parole su cos'è questo catasto. Sostanzialmente è il fatto che i padernesi hanno avuto la fortuna di avere un governo serio da parte degli Asburgo, che agli inizi del Settecento hanno acquisito il Ducato di Milano e qualche anno dopo semplicemente si sono detti: ma qual è la situazione dei proprietari a Paderno? Cioè, chi possiede quanta terra? E dal 1722 al 1723 hanno fatto un'opera dove hanno disegnato, cioè hanno proprio preso tutti i dati, anche delle piccole proprietà, facendo arrabbiare a morte i nobili del posto, perché i nobili del posto erano abituati a truffare, a corrompere il funzionario locale, invece questi qui, essendo austriaci, hanno mandato la gente da fuori. E questa è la ragione per cui del 22-23 hanno preso i dati, 1722-23, ma ci hanno messo fino al 1760 per finire, a parte che doveva esserci un'elaborazione grafica che comportava tempo. Quindi per il catasto teresiano, si chiama così perché è stato finito sotto Maria Teresa d'Austria, ma si chiama anche catasto Carlo VI perché è stato iniziato sotto l'imperatore Carlo VI, si viene chiamato anche Mailänder Kataster perché è stato il catasto in tedesco, il catasto milanese, però era stato ordinato dagli austriaci. Tutto. Tenete presente, dato che si parla di IMU in questo periodo, che grazie ai dati del catasto teresiano, poi nel 1782 Giuseppe II ha detto a chi aveva beni ecclesiastici: ragazzi, da oggi smettete di non pagare le tasse, le pagate come tutti gli altri. Quindi il problema dell'IMU loro l'hanno risolto così. Ok.